Allora, adesso andiamo a vedere qua la cartina, che è il percorso che faremo, il delta del Po, ma anche al lago del Lido delle Nazioni. Per ora siamo all'inizio del nostro percorso. Facciamo tutto questo giro qui, prenderemo questa strada qui, poi veniamo giù e arriveremo al lago del Lido delle Nazioni. Sempre il mare accanto. Di Rovigo, queste zone qui aumentano. Infatti è l'unica provincia in Italia che tutti gli anni va a aggiornare il catastro. No, porta giù qui riempie praticamente, qui c'è il Po e qui c'è il mare. Sì. Vedrai due colori del mare, del mare e del Po. Allora aspetta che devo accendere e mettere in moto, però siamo alla partenza del nostro giro sul delta del Po. Abbiamo preso una bellissima giornata, un bel sole, ma sta benissimo. Abbiamo da un lato l'acqua marroncina e dall'altra invece azzurra. Io e Mauro andiamo a farci il nostro giretto. Siamo in mezzo agli alberi e Mauro ha sempre un sacco di cose. Diverto un sacco a farmi spiegare. Questo è il taglio di Po. Non so se si vede molto perché è un po' bassa la telecamera, però forse vedo dai buchi. Allora qui siamo a Porto Viro. Adesso andiamo per Porto Levante. Poi abbiamo già trovato anche il ristorante noi. E abbiamo prenotato il ristorante perché sennò rischiavamo di nuovo di rimanere senza cibo. Perfetto. Siamo andati benissimo e siamo fermati a bere qualcosa. Toro qui, che vogliamo appunto farlo vedere, visto che è l'unico che abbiamo trovato aperto nel raggio di, non so, 50 un po'. Tutti al mare. Adesso arriviamo a mangiare per l'una. Adesso viene il bello. Andiamo a vedere tutti quegli insenatori che ci vedono sulla cartina, vedono solo delle lingue di terra. Vediamo com'è qui. La strada qui è un po' così. Siamo dove c'è un porticciolo di barche. Andiamo verso Porto Levante. Siamo arrivati a Porto Levante, cantiere navale. Qui c'è un po' di porto. Stiamo imbucanando in delle stradine, perché Mauro è sempre quello delle stradine particolari. Ah, va bene, abbiamo sbagliato strada. Beh, così vediamo anche com'è Porto Levante dentro. C'è la marina. Ah, ecco perché indicava di qua. Prima non capivo perché mi indicava di qua. Era perché noi dovevamo essere in questa strada. Abbiamo l'acqua da entrambi i lati, perché da un lato c'è il Rivale ma di là c'è l'acqua, e di qua non c'è il Rivale perché siamo nella zona interna ma c'è l'acqua lo stesso. Il parcheggio Zanza! Questo è il parcheggio Zanza, nel senso il parcheggio Zanzare. E andiamo a vedere il panorama. Che spettacolo! Andiamo a vedere lì? Al momento siamo qui, lì ci sono le nostre moto. Guarda le zanzare, vedi che sì. Si vedono anche in telecamera. Prima eravamo qua che c'era il porto. Proseguiamo per tutte queste qui che siamo dentro al delta del Po. Ora tutti, si vedono. Sono tutti allevamenti di pesce, ittico, con le cozze, con le cose, anche tutti quei pali che sono là in mezzo. Poi dopo passiamo proprio quando facciamo la scelta di Scardovari, dove c'è proprio gli allevamenti. Oggi abbiamo preso da Dio in tutto. Passiamo qui in alto, si vede tutto. Ci sono un sacco di canali. Qui ogni tanto si va su, ogni tanto si va giù. Qua c'è odore di mare. C'è una chiusa. Qui giriamo proprio con accanto l'acqua. E ora invece scorrazziamo nelle valli. C'è ogni tanto qualche ciclista. Qui è dove dovevamo venire a mangiare, che abbiamo chiamato e invece ci hanno detto che era pieno. Però poco male, abbiamo trovato un altro posto che ha detto che c'è uno spaghetto allo scoglio che è da fuori di testa, quindi non c'è per niente traffico, si gira benissimo. Qui il mare è di quattro colori, direi. Ci sono un sacco di gabbiani, non ho esattamente capito cosa mi sta indicando, secondo me un allevamento di qualcosa. Stiamo passando in una strada che è completamente circondata dall'acqua. Comune di Porto Tolle. Cavenier. Mauro rimposta un attimo il navigatore, che dobbiamo andare. Sì, adesso siamo a Cavenier, dobbiamo andare al covo. Posso dare la colpa al vento e Ama non mi prende in giro, che dice che non ho preso infissati perché io vado troppo piano.
Porto Tolle, Catempoli, tirando dritto a Catempoli. No, Tempolo. Stiamo passando dentro la cittadina. Qua c'è un mega edificio abbandonato. Cos'è? Dice che forse è uno zuccherificio. Chiedo perché tanto Mauro sa tutto. La temperatura di oggi veramente non è fantastica di più. Ecco che siamo arrivati al ristorante Il Covo. Aspetta che io intanto stavo pensando di metterla dritta. Ciao. Allora Mauro, dove siamo? Siamo al Covo. Questo è il piattino di spaghetti allo scoglio, paccheri, poi gamberi. Direi che i piatti si fanno dare veramente del voi. Abbiamo mangiato qui, che si chiama Il Covo. Alba, lei ha mangiato gli spaghetti allo scoglio. Erano buonissimi, Alba. Adesso ci infiliamo giù di qua, che andiamo a Bonelli, facciamo le sacche di Scardovari, poi andiamo a Santa Giulia, ci andiamo a fare i ponti di barche. Poi perfetto, facciamo Gorino, Goro, poi andiamo giù per il Bosco della Mesola e andiamo al Lago del Lido delle Nazioni. Facciamo anche i ponti di barche. Ecco. E siamo arrivati a Porto Tolle. Continuiamo la nostra gita. Sono le 2:15 e si sta ancora benissimo. Siamo appena arrivati a Scardovari. C'era un motoraduno giù per quella via. Si vede già il verde del mare là. Adesso andiamo lì su che ci sono le rocce che si vede. Ah, ok. Oggi fai proprio tutto il delta del Po. Infatti siamo scesi in passeggiata praticamente. Qui siamo alla foce del Po, in chiama Bonelli. E mi faceva notare Mauro che c'è l'acqua che da marrone diventa blu. Però qui sì, questa è l'Adriatico. Ce n'è di spiaggia anche qua. Sì. Comunque hanno detto anche altri che oggi era una giornata da mare e dovevamo andare al mare. Io ci vado volentieri, però sinceramente oggi abbiamo beccato una giornata bellissima anche per andare in giro, adesso non solo per andare al mare. Adesso andiamo a Marina 70, che è una spiazza enorme con un ristorante, c'è anche un monumento lì. Quindi adesso andiamo a Marina 70. Da qui riusciamo a vedere tutto il mare. Qui direi che ci sono tutti gli allevamenti di coste. Giri per la strada e perennemente vista mare. E anche Mauro sta indicando gli allevamenti. Qua davanti direi che gli allevamenti si infittiscono, perché vedo solo palizzate a vista d'occhio. Alcuni sono proprio dei capanni da pesca, ma altri sono proprio tenute bene invece. Traffico, proprio l'area della tranquillità questo posto al momento, andando verso un'altra lingua di terra. Adesso siamo esattamente all'opposto di dove eravamo prima, quindi stiamo praticamente passando attorno a un'insenatura e mano a mano dovremo avvicinarci sempre di più al ponte di barche. Marina 70. Marina 70, Scardovari. Zona molto tranquilla, stiamo vedendo Africa ovunque. Abbiamo appena passato Marina 70 e ora qui accanto delle specie di coltivazioni, secondo me, oppure devono essere tipo saline, robe così. Continuiamo a costeggiare il mare. Arrivati in un altro punto dove è tutto canneto praticamente, ci sono canne su tutta la riva, sembra un po' come quando fanno i documentari in Africa dove si nasconde il coccodrillo. Vabbè, noi il coccodrillo non l'abbiamo, dai. Qui iniziamo già a vedere in lontananza i ponti di barche, Santa Giulia, e stiamo per imbucare il ponte di barche. Bellissimo. Ok, l'ho fatto, primo ponte di barche della mia vita fatto nel parco del Delta del Po. Ora andiamo verso Goro, c'è un altro ponte di chiatte, bello anche questo. Qui c'è da pagare il pedaggio, ha pagato 3 euro per due moto, grazie, bellissimo. Ho fatto dei salti. Allora andiamo verso Goro. Poi dopo voleva fare un taglio, che però non so, forse ci dobbiamo fermare a reimpostare il navigatore, perché dice che se no ci perdiamo. Però è uguale, se ci perdiamo non succede niente, ci ritroveremo come al solito.
siamo arrivati a Bosco Mesola. Abbiamo passato Goro e ora siamo a Bosco Mesola. Siamo entrati ora a Codigoro, stranamente all'ombra finalmente. Gli alberi che ci fanno un po' da ombra. Un po' di ombra non è male lo stesso. Siamo a Volano e si vedono i fenicotteri. Sono un po' rosati, sono leggermente rosati. Qua c'è un altro porto. Siamo a Lido di Volano. No, vabbè, ciao, dai cavalli, passeggiata a cavallo. Bellissimo. Possiamo andare a fare una passeggiata a cavallo? Dai, che bel posto. Mi sa che siamo arrivati proprio in una spiaggia privata. Se troviamo una buona gelateria, ci fermiamo lì. Ancora 50 km, tranquilla, tranquilla. Siamo ufficialmente al punto di incontro dei motociclisti d'Europa. E dove siamo in realtà? Siamo al Lido delle Nazioni, al lago del Lido delle Nazioni. Che va da qui fino al Lido del Divolani. Dove eravamo prima con i cavalli. Abbiamo fatto anche la sosta Coca-Cola perché volevamo prendere un gelato, ma c'era solo gelato confezionato. E adesso rientriamo verso casa. Sono le 5, orario perfetto, e infatti siamo arrivati ora con Marchio. Andiamo a fare un ponte. Non è un ponte di parche, ma un ponte un po' strano anche questo.